Franco Farinelli accenna a due tipi di viaggio e ne fa due esempi, insomma, come di due tipi di viaggiatori abbastanza all'opposto. Cita Cristoforo Colombo come il primo dei viaggiatori moderni, in cui il problema è la fretta, quello di tornare indietro quanto prima, quello di ridurre lo spazio e tempo di percorrenza, e quindi di considerare la distanza come due punti che devono essere raggiunti, colmata questa distanza nel più breve tempo possibile, quindi la linea retta che unisce due punti. Velocità, rapidità. Poi c'è un altro modo di viaggiare che invece era più tipico dell'età antica o premoderna, e questo era poi rappresentato, lui lo rappresenta o lo identifica in Marco Polo, il quale arriva in Cina lungo la via della seta attraverso la Persia, l'Afghanistan, il Turkestan, e ogni giorno si presenta a Marco Polo un'opportunità, se non la necessità di correzione dell'itinerario, della sosta. A Campichù, per esempio, Marco Polo, insieme con il padre Nicolò e lo zio Maffeo, rimangono un anno intero per i fatti loro. E allora dice, si comprende come Marco Polo conoscesse attraverso il suo viaggio poi tutti gli idiomi dei paesi che attraversava, il turco parlato dai mongoli, il persiano arabizzato e così via. Marco Polo visse nei domini del Gran Khan, l'imperatore dei Mongoli, per quasi 17 anni. Quindi Marco Polo cavalcava senza fretta, sostando di sera nei caravanserragli e per mesi interi all'occorrenza oppure a piacimento nelle città, apprendendo lingue, costumi, informazioni, racconti, e ogni giorno le cose del mondo gli rivelavano la propria durata e allo stesso tempo misuravano quella della sua vita. Ecco, quindi due modalità di viaggio. Perché dico questo? Cerco di considerare la mia avventura qui su YouTube, che ormai dura da un po' di anni, stiamo andando verso l'ottavo anno, un po' come un viaggio. Un viaggio cominciato così, casualmente, senza una volontà, senza un'intenzione particolare, anche senza uno scopo preciso e anche senza sapere poi cosa avrei fatto su YouTube. E quindi come dire, con l'intenzione, nel caso ci fossi rimasto, di cambiare eventualmente rotta a secondo di dove mi portava il cuore, diciamo così, no? E quindi mi identifico molto di più sul modo di viaggiare di Marco Polo, perlomeno in questo viaggio, in questa avventura qui su YouTube. E in realtà, insomma, no, se si va a vedere poi cosa è stato fatto nel mio canale, si troveranno come dire, tanti passaggi diversi, tante soste in posti diversi, visitato luoghi diversi, esperienze diverse. Insomma, cambiamenti di rotta, cambiamenti di tempi di percorrenza, varietà, insomma, no? Credo che la prima impressione che può dare il mio canale sia quella di dire, ma insomma, in realtà dove stai andando costui? Insomma, cosa ci mette, cosa posta, insomma, qual è la linea? E se uno guarda, non ripercorre la storia, insomma, qualcuno sta ripercorrendo anche dei video che ho fatto tanti anni fa, dei quali quasi mi vergogno, e vede che ci sono tante cose diverse, insomma, no? Dalle parodie, alla musica, alla poesia, alla letteratura, alle considerazioni, insomma, tante cose diverse. E probabilmente succederanno ancora cose diverse. Nel tempo un po' ci si stabilizza, insomma, stando su un mezzo si cerca anche di comprendere quali sono le maggiori necessità all'interno di questo mezzo, insomma, come funziona e cosa funziona meglio nella comunicazione attraverso questo mezzo. Se si vuole, poi all'interno di questo
anche cercare di comunicare, insomma, non considerarlo soltanto come un gioco. Si vuole farlo diventare qualcosa di più di un gioco, ma restando sempre nell'ambito della libertà che ti può dare il gioco, insomma, della giocosità, nel senso sapendo che è una cosa che si può interrompere quando si vuole, non sei costretto da qualcosa che non parta da te a restare qui dentro. Insomma, ultimamente la cosa si sta orientando soprattutto verso le letture. Letture che sono audiolibri, alcuni, altre no, insomma, no, modalità diverse di rappresentare letture. A me, per esempio, piace il racconto e quindi ho cercato molto di scavare all'interno dei racconti nella letteratura internazionale, insomma, no? Poi ci sono alcuni autori che mi piacciono, mi convincono di più. Poi mi sono accorto che magari tanti video che ho fatto negli anni precedenti sono stati fatti utilizzando il microfono di una webcam scadente e quindi c'è un audio che è inascoltabile. Allora un po' mi piacerebbe anche rileggerli. Poi, insomma, man mano che si legge e che si percorre questa strada, appunto, si fa questa sosta nella lettura, ci si accorge che si può leggere anche meglio e allora si prova anche a leggere meglio, magari con un registratore un po' meglio di quello che è il microfono di una web. Allora, alcune cose mi piacerebbe, a volte mi piace, a volte provo anche a farlo, a rileggerle, a riproporle. Racconti, insomma, quindi racconto poi anche praticamente una cosa percorribile, no? Qui dentro, perché ha dei tempi che consentono una lettura in un giorno, uno il racconto lo legge, lo corregge e lo posta, quindi insomma ti permettono di fare qualcosa che non richiede tempi lunghissimi, no? Quindi dal momento in cui pensi a quel racconto da leggere, al momento in cui lo puoi postare, passa un tempo breve. Poi però, insomma, mi è piaciuto anche provare l'esperienza di fare delle letture di romanzi, insomma, no? Di qualcosa, e anche all'interno di queste, di romanzi che abbiano una certa lunghezza, confrontarmi anche con il tempo lungo di un romanzo anche complesso. Allora i 6 mesi dedicati ai fratelli Karamazov e adesso la lettura dei Demoni che insomma ho letto per più di metà, 2/3, insomma, quindi non dovrei starci moltissimo a finirla sperando di poter dedicarci un po' di tempo. Quindi insomma è in gestazione ancora la lettura integrale dei Demoni, insomma, che sono cose impegnative, che richiedono mesi di lavoro e che quindi all'interno di questo percorso poi ti viene da inframmezzare altre cose per via, insomma, cioè capita che leggendo i Demoni mi fermo per una settimana, 2 settimane e magari leggo qualcos'altro, insomma, in mezzo. E poi riprendo perché l'intenzione è quella di finire, quindi insomma chi magari sta seguendo i Demoni sappia che insomma compatibilmente con le cose della vita dovrei arrivare a terminarlo, insomma, proponendomi poi in queste letture, quelle di romanzi più impegnativi, comunque di portarle a termine in modo integrale. Perché poi mi sono reso conto che tutto sommato anche quello che passa in radio e che magari è possibile riproporre pulendolo, rendendolo presentabile su un mezzo come YouTube, come ho già detto, mi pare, anche questo spesso non è, o la gran parte, nella gran parte dei casi non è integrale, insomma, no, sono letture che sono comunque delle riduzioni, insomma, spesso di romanzi. Nelle cose che ho letto, nei romanzi che ho letto, che ho provato, ho cercato di farne invece una lettura integrale, poi saltando le prefazioni, saltando i commenti, saltando le note, ovviamente, cioè arrivando all'essenza del romanzo. E quindi, insomma, punto primo,
i demoni stanno andando avanti e arriveranno a conclusione, spero in un paio di mesi, di riuscire a portarli a termine. Poi nel frattempo ho letto anche altre cose, per esempio una cosa che ho letto con un certo anche piacere, perché così è stato questo romanzo della Marie Cardinal, Le parole per dirlo. E che vorrei che lo ascoltaste, perché è un libro che per me è importante, in questo senso, è importante perché è una storia di psicanalisi, quindi di revisione della propria vita, di scavo nel proprio malessere, nella propria nevrosi, grande malessere, quando è cominciata questa storia e quando è cominciata l'analisi che questa scrittrice racconta, analisi che insomma da quando si è svolta è stata, da quel che ho capito, un'analisi freudiana, insomma, no? E quindi racconta questo percorso in cui lei, attraverso l'analisi, ricostruisce se stessa e arriva a una guarigione, arriva da larva che era, la verme, come si sentiva, insomma, essere in putrefazione, in disfacimento, ritorna a fare una vita normale, diciamo così, e ripercorre tutta la sua storia, quindi insomma c'è anche la sua autobiografia in questo racconto. E si capiscono molto bene poi in questa autobiografia quali possono essere le dinamiche di una nevrosi così importante, con di una nevrosi poi di conversione, insomma, no? E anche con qualche aspetto allucinatorio che però lei criticava, quindi non siamo nel campo delle psicosi. E poi un bel modo di raccontare la Marie Cardinale, insomma, non è facile poi quando si raccontano vissuti così drammatici, insomma, no? Come erano i suoi in quel momento, in quei momenti, essere leggeri. E lei riesce a essere anche abbastanza leggera, no? Quando si parla di sé e del proprio malessere, si tende alla pesantezza. Lei riesce a essere anche da questo punto di vista invece abbastanza leggera, non troppo pesante, non, insomma, si legge con curiosità e soprattutto ci fa capire poi cos'è un'analisi, pur parlando molto poco del proprio analista, insomma, parla molto di se stessa, racconta quello che lei raccontava all'analista. Ti fa anche distinguere un'analisi vera da tutto quello che analisi non è. E ci fa anche capire come tutto sommato questo percorso è un percorso, come dire, che uno si conquista nel tempo, con pause, con latenze, con riflessione, con sofferenza. Insomma, non ti viene regalato niente, non c'è il mago dall'altra parte che ti regala, è un cammino che devi fare da solo, insomma, no, fare da solo con l'aiuto di qualcuno che ti guida, ma nessuna magia. Tempi anche qua lunghi, ripensamenti, ritorni indietro e poi passi in avanti. A volte qualche rivelazione abbastanza improvvisa, così, no? Che cambia quasi di punto in bianco una visione del mondo. Però, insomma, ci fa capire come non ti viene regalato mai niente, insomma, anche come dire, come anche chi professa le psicoterapie brevi, no? Queste cose qua, come se la guarigione fosse soltanto questione di trovare il bravo terapeuta che ti dà qualche consiglio e che in 10 sedute ti porta fuori. Insomma, in realtà siano spesso delle balle, insomma, no? Il percorso ce lo dobbiamo costruire noi, insomma, no? Con fatica, e con la volontà di farlo. E con la fiducia anche come dire, con la fiducia che la persona che abbiamo scelto sia quella giusta e quindi ci porti anche avanti.
con queste cose. Ma insomma, il concetto che ne viene fuori è che le terapie miracolose sono le cose miracolose, vabbè, va bene per i santi, insomma, ma non sono di questa terra, insomma. E leggere in questo libro, sentir raccontare, insomma, com'è stato faticoso, sofferto il suo percorso, ma anche con la voglia di andare avanti, pur con i ripensamenti, appunto, insomma, ci fa capire, insomma, qual è il mondo, questo mondo, insomma, anche della psicanalisi, che viene anche molto contestata da molti, però io credo che comprendere come funzioni la psicanalisi sia importante, cioè conoscere il linguaggio analitico e conoscere i problemi che affronta la psicanalisi è importante per una visione del mondo. Provo a spiegarmi meglio. Tra gli strumenti di conoscenza che abbiamo, insomma, del mondo, la scienza, la filosofia, beh, trovo che la psicanalisi sia uno strumento importante di conoscenza dell'individuo, delle modalità di azione, di comportamento, insomma, che quindi conoscere le problematiche, insomma, o i temi che affrontano l'analisi, insomma, come la psicanalisi vede, considera l'uomo nelle sue varie scuole, insomma, no? Ultimamente poi anche così, insomma, secondo me è da rendere merito anche a Recalcati, no? Che ci ha divulgato poi, insomma, questa metodologia analitica di Lacan, insomma, no? Che riesce poi, tra l'altro, a tradurla in pillole, insomma, anche di pratiche, anche di comportamento, insomma, spiegazioni di molte dinamiche che non troviamo solo nell'individuo, ma anche nella società, nella scuola e in tanti altri vari luoghi dove viviamo. Quindi, psicanalisi come strumento, se non sempre di salute o di così, ma di conoscenza, insomma, magari non arriveranno tutti alla guarigione attraverso la psicanalisi, ma a conoscere meglio se stessi e gli altri forse anche sì. E soprattutto distinguere qual è o cos'è un'analisi da cosa sono tante altre tecniche psicoterapiche varie, insomma, che si spacciano, magari che si crede siano analisi e che non lo sono. Questo libro se lo consiglierei, insomma, no, a chi ha voglia di ascoltarlo. Poi ho letto parecchi racconti in questo periodo così. Mi veniva in mente anche una cosa, visto che nel frattempo, dopo l'ultimo video che ho fatto così, insomma, di considerazioni sull'attività del mio canale, è cominciata anche la scuola. Allora, io penso che un piccolo servizio, visto anche alcuni commenti che a volte mi vengono sia da insegnanti che da alunni delle scuole, credo superiori soprattutto, potrebbe essere quello di fare delle letture di brani antologici. Ogni tanto li faccio. E si possono fare volentieri anche perché sono brevi. Ecco, da questo punto di vista mi rivolgo anche agli insegnanti, insomma, se possono essere interessati in qualche modo, almeno se vogliono anche suggerirmi delle letture antologiche che poi possano andare bene anche ai loro allievi, insomma, no? Cioè trovare poi già letto su YouTube il passo di quel libro che compare poi nella tua antologia e che vuoi far studiare ai tuoi allievi, insomma, ecco. In modo che gli allievi poi possono anche ascoltarselo e se non hanno magari la voglia di leggerlo, oppure se leggendolo loro questa cosa non la trovano molto di gradimento, magari ascoltandola leggere potrebbe essere più accattivante la cosa, insomma, no? Quindi potrebbe a loro piacere di più che magari semplicemente leggendosela per conto loro. Quindi io sono disponibile anche a fare delle letture
diciamo, di brani antologici. Basta che mi vengano proposte, potete scriverlo sui commenti, mi potete mandare magari per Facebook una copia scannerizzata del brano che volete sentir letto e io potrei leggerlo e postarlo. E questo potrebbe essere anche di giovamento, ripeto, agli studenti. Quindi questa potrebbe essere anche una direzione in cui si può andare proprio per utilizzare anche questo canale. Diciamo come servizio, no? Cosa che non vada solo nella direzione di, come dire, di leggere solo quello che è piacevole, insomma, no? Ma certi racconti, anche noir, che vanno molto, che spesso io trovo anche un po' inconsistenti, insomma, no, vabbè, è un giudizio mio. Quindi brani antologici. Altra cosa, insomma, che può essere secondo me utile sono gli incipit di libri, insomma, di libri che poi invitano in qualche modo a proseguire la lettura. Ed è un'altra direzione che avevo un po' tentato, non proprio l'incipit, diciamo, la prima pagina, ma magari la prima mezz'ora di un libro. Si può leggere, potrei leggerla, insomma, è una cosa che si fa in poche ore e che potrebbe poi, secondo me, invogliare a completare la lettura di quel libro. Quindi può essere un suggerimento, uno stimolo e da questo punto di vista poi, insomma, lasciare l'iniziativa individualmente a chi voglia completarlo. Intanto conosce come questo libro è impostato, ne sente l'atmosfera, ne sente le suggestioni quando ci sono, insomma, e potrebbe andare avanti. Io ho provato anche a ricostruire delle piccole storie, mi piaceva anche rivolgermi al mondo dei bambini, della prima infanzia, ricostruendo delle storie attraverso dei libri per l'infanzia, quei libri che hanno quelle illustrazioni molto belle e quel testo molto corto, insomma, no? E quindi leggere il testo riproponendo nello svolgimento della storia queste immagini, questi disegni che spesso sono molto belli. E non è facile trovare libri per bambini che abbiano queste immagini molto belle, questo testo molto breve ma incisivo e che si prestino a raccontare queste storie così. Se qualcuno ne ha in mente qualcuno vuole segnalarmelo, ecco, è una cosa che si potrebbe fare. Insomma, perché non interessare anche i bambini piccoli, insomma, con queste figure così e poi con una modalità che non sia quella sempre dei cartoni che passano nelle varie TV o nelle cose. Vabbè. Se c'è un bel libro per l'infanzia che conoscete, magari suggeritemelo, io provo a realizzarlo. Forse leggerò ancora anche qualche altra favola, probabilmente sempre magari tratte dalle fiabe italiane di Calvino, che insomma sono le più interessanti secondo me, insomma, anche perché le sentiamo nostre, insomma, sono fiabe italiane, insomma, vengono un po' da tutte le regioni. E quindi magari qualche altra fiaba di queste, che sono tante, più di 200, potrò leggerla, insomma, questa potrebbe interessare anche una popolazione di bambini un po' più grandicelli, e perché no, anche qualche adulto che ha voglia di riascoltare queste fiabe. Poi pensavo anche, no, perché nel frattempo, da quando ho cominciato a fare delle letture così, no, poi molti si sono messi e sono usciti anche canali di audiolibri, no? Allora pensavo, insomma, no, sia all'utilità, insomma, che ogni tanto mi viene anche detta, insomma, no, da persone che vedono poco, e che, oppure persone che utilizzano le letture per imparare meglio la lingua italiana, oppure che commentano dall'estero, insomma, no? Ritrovano il clima dell'Italia, il linguaggio, il loro linguaggio nativo.
anche su un'ottica un po' di servizio, insomma, no? Di cose che possano essere utili, perché poi mi fa piacere quando leggo sui commenti che qualcuno trova utile queste cose, insomma, no? Cioè, non è soltanto un'esibizione, cioè, il fatto di non utilizzare la lettura soltanto come un'esibizione narcisistica, no? Di dire guardate quanto sono bravo io. Ecco, lo scopo non è questo, lo scopo vorrebbe essere un po' di servizio, di arrivare là dove magari è più difficile arrivare, una modalità di comunicazione un po' diversa da quelli dei mezzi ufficiali, insomma, e dove arrivano delle cose, dei libri, dei racconti, che di solito non sono divulgati oppure non sono divulgati così, in maniera frequente o facili da trovare. Da questo punto di vista, dal punto di vista della divulgazione, magari insomma, vorrei anche leggere ogni tanto qualche articolo di terza pagina, qualche approfondimento, insomma, che trovo magari su qualche sito, così fatto bene, insomma, no? E che possa essere di interesse, che magari giudico di interesse per me e che proietto questo mio interesse anche su di voi e penso che possa diventare interessante anche per voi. Un'ultima considerazione, no, proprio in rapporto, come dicevo, ai tanti canali di audiolibri che adesso, insomma, tanti siti, tante cose che propongono audiolibri. Rimanere un canale quando poi ci sono, come dire, dei distributori di audiolibri. Quando esistono dei magazzini, insomma, virtuali di audiolibri nei quali la gente può andare a pescare. Allora riflettevo un po' su questo. Ha senso un canale come il mio, insomma, no? Che continui a restare? E io penso di sì, perché in realtà un canale fa riferimento a una persona. Infatti, vedete che spesso metto la mia immagine nei video che posto, no? Perché in realtà, insomma, ripeto, il canale fa riferimento a una persona e questa persona, tutto sommato, è uno strumento che è lì, visibile, insomma, rappresentato, col quale puoi entrare in relazione, col quale puoi comunicare, non è una cosa anonima. E quindi quando tu segui un canale, segui anche le proposte, i suggerimenti, insomma, un po' ti fidi di quella persona che impari a conoscere, insomma, no? Ti fidi anche delle sue proposte, lo stai. Mentre quando vai in un magazzino e hai una serie di titoli, vai lì un po' alla cieca e scegli secondo quello che ti va in quel momento. Insomma, se posso semplificare con un esempio banale, è come andare in un negozio in cui c'è ancora il commesso che ti segue, che ti chiede, che ti aiuta a provare, oppure, non so, il salumiere di una volta, no? Che ti dice qual è il formaggio buono, il prosciutto migliore che ti incarta, che ti segue, oppure quando vai nel grande magazzino, insomma, no? Dove sei solo a scegliere, hai tante cose davanti e ti disperdi, insomma, magari poi perdi anche la testa, non sai cosa scegliere. E quindi io credo che il rapporto, stiamo perdendo, insomma, no? Questo tipo di rapporto personalizzato. Andiamo sempre più verso la macchina, verso il distributore di biglietti della ferrovia, verso le casse automatiche, verso il supermercato, verso forme. E perdiamo sempre di più il rapporto poi con le persone, non so, con quello che ci vendeva i biglietti nell'autobus. Ecco, questo avere a che fare sempre con una macchina, insomma, no? Ecco, allora anche, secondo me, anche il sito, insomma, no? Di audiolibri, no? Che poi raccoglie queste cose qua, è un
qualcosa spesso di anonimo. Il canale, e anche per questo ogni tanto faccio di questi video, in cui cerco di spiegare dove sta andando questo canale, vorrebbe essere qualcosa di più individualizzato, di più personale, in cui era più intimo, insomma, se è possibile usare questo termine. Cioè uno sa chi ha davanti, no? Può interloquire con lui, a volte anche insultarlo, dirgli che fa le cose male, non lo so, insomma, però può dargli dei suggerimenti, si può creare una dinamica, un feedback reciproco, insomma, da questo punto di vista. C'ha una faccia che si rappresenta e che è lì, insomma, lo può contattare. Molti mi contattano poi e mi chiedono l'amicizia su Facebook proprio perché mi hanno scoperto così casualmente, hanno scoperto casualmente questo canale e poi vogliono, insomma, cercano magari questo rapporto, magari di un semplice scambio di battute, ma insomma c'è questo rapporto. Allora il canale, secondo me, ha una funzione diversa, no? Anche se poi propone per lo più letture fatte con la stessa voce, quindi monotona, spesso noiosa, no? Non lo so, cioè ha meno varietà. Però in questa minor varietà c'è un rapporto individuale, personalizzato, e questo, in questo mondo che diventa sempre più meccanico, in cui ci rapportiamo sempre di più con la macchina, con il robot, con qualcosa di tecnologico, di freddo, di astratto, insomma, è un qualcosa che secondo me viene a mancare, una perdita importante. Io sono sempre a disagio quando, non so, quando alzo la cornetta del telefono e mi risponde la vocina che mi dice di fare il numero tale, poi quell'altro, e non trovo la persona con cui parlare. Quando, non so, quando devo fare il biglietto del treno e non trovo. Quando vorrei comprare qualcosa, ma non so dov'è, non trovo un commesso, non trovo nessuno che mi dice cos'è, se è buono quello che compro, cosa. Insomma, questo mi manca. E così, insomma, credo sia anche per la cultura, se si può usare questo termine rispetto a quello che faccio. Non è cultura che faccio io perché leggo, è cultura altrui che cerco di trasmettere, insomma, no? Come dire, è come il pianista, come l'interprete che magari non compone lui la musica, ma attraverso il suo modo di suonare, attraverso il repertorio che sceglie, fa conoscere la musica degli altri, insomma, e quindi fa conoscere la musica. E allora così anche nella musica spesso facciamo questo, no? Scegliamo degli interpreti che ci piacciono e quindi impariamo a conoscere anche le musiche che piacciono a loro, insomma. E seguiamo questa strada. Sono altre cose che magari vengono in mente strada facendo, poi parlando ci si dimentica. Magari non proponetemi proprio dei romanzi perché faccio fatica, ma se avete delle letture, insomma, di racconti non lunghissimi, insomma, da propormi, io sono anche a disposizione, insomma, lo faccio volentieri, insomma, no, purché non siano delle cose molto estese, perché sulle cose estese bisogna essere molto riduttivi, allora quelle poi preferisco anche sceglierle io, ma poi si rischia di mettere troppa carne al fuoco che non si riesce poi a concludere, insomma, lasciare le cose a metà. No, non mi piace lasciare le cose a metà, vorrei portarle a termine una volta che le comincio, ma insomma, racconti, poesie, insomma, cose che possono essere lette, fatemelo sapere, insomma. Entriamo, insomma, in una dinamica da questo punto di vista. È successo con qualcuno mi ha chiesto di leggere anche le proprie poesie, i propri racconti, insomma, c'è stato questo scambio. Insomma, tutto quello che può favorire una miglior comunicazione e un'attività che poi segue questa direzione
Per me va bene, ecco. Sapendo che, come ho detto all'inizio, così concludo, insomma, no? Questo modo di stare sul canale è un modo, come dire, che ricorda il viaggiare di Marco Polo. Quindi quando ci si ferma, si trova un posto in cui si sta bene, in un momento, in quel periodo, ci si ferma lì e poi si va a secondo di come si muove il mondo in un determinato periodo, in una determinata situazione, avendo però un punto di riferimento, insomma, il punto di riferimento è questo, un po' di un'attività che trova al centro, diciamo così, la letteratura in modo molto vasto, un modo di guardare all'uomo, all'umanità, al pensiero, da tante angolature diverse, attraverso questo strumento fondamentale, che è quello della scrittura, che è quello del pensiero che emerge nella scrittura, un pensiero non solo teorico, ma anche un pensiero calato nelle storie, insomma, quindi storie che raccontano come si vive la difficoltà del vivere, ma anche le bellezze del vivere, insomma, tutte le sfaccettature che a volte impensabili, inimmaginabili, che la vita può offrire. Ecco. Il luogo è questo e all'interno di questo possiamo fare tanti viaggi, tanti percorsi, tanti tempi diversi. Finché posso, insomma, dedico buona parte del mio tempo a fare questa attività che per me è anche un po' una gioia, insomma, perché poi uno cerca di mantenersi attivo, insomma, anche semplicemente pensare, no? Ma anche il condividere immediatamente la suggestione di un giorno, lo stimolo che ti viene da una cosa che vedi, da un discorso che fai, da una lettura che senti fare dei giornali alla radio, che so io, insomma, no? Tante cose poi si traducono in uno spunto per fare quella lettura invece che un'altra, insomma, no? E quindi si va, poi è incredibile come facendo le cose con costanza ogni giorno, poi in realtà questo materiale si accumuli, insomma, no? Come quando c'è una continuità nell'attività che si fa, in realtà c'è anche produzione, cioè si produce materiale che poi sarà più o meno utile, ma insomma, così, insomma. Quindi ogni tanto se farò qualche video in cui spiego, in cui ripropongo, insomma, dove sta andando in questo momento la cosa, e vedo che intanto voi vi iscrivete, insomma, no? Gli iscritti cominciano a essere abbastanza numerosi, insomma, molte sono anche fedeli, insomma, quindi io sono contento, vi ringrazio di questo e spero di non deludervi, insomma, che col tempo poi le cose possano anche migliorare, non so come, ma insomma ho fiducia che si migliori, insomma, finché c'è vita. Un saluto.